Negli Stati Uniti ora con questo Super Bowl più sorprendente che mai nella finalissima di football, infatti la storica vittoria degli Eagles di Philadelphia che hanno battuto i campioni blasonati, i Patriots del New England. Vediamo con la corrispondente Giovanna Botteri. Gli Eagles di Philadelphia sono arrivati al Super Bowl due volte, tutte perse. La terza sarà la più sofferta per le migliaia di tifosi che hanno riempito i pub di mezza America. Perché gli avversari sono i fortissimi Patriots di Tom Brady. All'ottavo Super Bowl insieme, ne hanno 25, sono pronti per il sesto. Tutti i pronostici danno gli Eagles perdenti e nei bar di Boston si preparano a festeggiare, anche perché a guidare le Aquile c'è un quarterback giovane e inesperto, Nick Foles, un sostituto dell'ultimo momento del titolare infortunato. Nello stadio di Minneapolis le polemiche del campionato e la protesta dei giocatori afroamericani sembrano dimenticate, tanto che lo spot della RAM, che cita una frase di Martin Luther King, viene bocciato come fuori luogo. Adesso c'è solo Foles che tira fuori cuore e grinta e trascina gli Eagles verso la vittoria, strappata per 41-33 ai Patriots di uno sconsolato Tom Brady. A Philadelphia la folla impazzisce, non più outsider, siamo i campioni, urlano. Le strade si riempiono nella notte, c'è chi si arrampica sui pali, qualcuno perde la testa, ma la festa è di tutti. Il più bel giorno della mia vita. Abbiamo finalmente vinto. La gente piange, si abbraccia, qualche giocatore ha già detto che la Casa Bianca non ci andrà. Saranno i problemi di domani. Per la lunga, magica notte di Philadelphia c'è per ora solo gioia.